Grazie Presidente. Allora, è giusto quello che ha detto la consigliera Celli, c'è un contenzioso legale con il centro anziani in questione, perché il municipio ha annullato la delibera di assegnazione dei locali di Collina della Pace, in quanto, essendo un bene confiscato, non erano originariamente destinati al centro anziani, bensì al centro polifunzionale culturale aperto a tutta la cittadinanza. Il Comune ha vinto ricorso al TAR, però c'è ancora una sentenza da attendere. Quindi loro si sono spostati da via Massa Silani, dove erano prima, a Collina della Pace. E adesso bisogna attendere la fine del contenzioso. Nel contempo i locali di via Massa Silani sono comunque stati ripristinati. Quindi se veramente il disagio è così forte, loro potrebbero anche temporaneamente spostarsi lì. Ma io voglio andare oltre. Perché quello che ha detto la collega Celli non è accettabile. Ho sentito delle voci che l'aria condizionata è stata chiusa apposta. Io non le sento le voci, io alzo il telefono e chiamo, oppure mi reggo e parlo. E quindi, avendo io contattato il presidente del municipio, Romanella, so che già ha fatto una lettera al SIMU per il ripristino di questi condizionatori, perché al di là che resti un centro sociale anziani o che venga destinato ad altro, comunque i locali dell'amministrazione devono essere sempre in perfetto stato funzionanti. Quindi nessuno chiude le cose apposta, non si fanno queste cose, ed è assurdo anche solo pensarlo a danno delle persone anziane. Noi ci asterremo su questa mozione, si sta cercando di porre rimedio a questa cosa, è normale, i condizionatori si rompono, può succedere, fermo restando che non è detto che quello resti un centro sociale anziani. Dobbiamo aspettare l'esito dell'ulteriore ricorso, e comunque nel frattempo, se veramente il disagio è grande, ha detto il presidente Romanella che volendo possono recarsi presso gli altri locali per avere comunque un luogo di aggregazione. Quindi mi pare di capire che la campagna elettorale è già iniziata.